Buonasera ragazzi, eccoci! Yo! Ciao ragazzi. Sono Sabaku, conosciuto come Arutino, nel web, e questa sono le Man's Island. Non ho abbastanza collo per spacciarmi per Sabaku, forse. Un po' c'è, dai, un po' di collo Scherzo. c'è. Sì, certo. Oddio, oddio, che vuol dire? Appetito? No, protezione danneggiata, no. Tutto buio, non vedo un cazzo. Oh, merda. Dice new su edificazione. Hanno messo più cose? Oh, cazzo, non mi ricordo più niente, raga. Ho letto che in teoria ti hanno dato anche delle cose gratis per fare punti costruzione. Ok, top. Questo è l'affare delle bacche. La mangiatoia. Ma è piena, è pienissima. 60, ma ce l'avevo messo io 60. Può Madonna. darti che qualcosa che hanno fatto loro. Aspetta, progetto per piuma decorativa. Con questo è possibile realizzare piuma decorativa leggendaria. Per farlo hai bisogno di banco da lavoro primitivo. Quindi lo... Che era sto suono? Aiuto. Il rampino. Oh cazzo. C'è un sacco di roba da capire, eh? Allora, intanto mangiamo noi. Ok. E questa è una. Poi. Hai punti di statistica inutilizzati. Uno. Ok, che stat toccava alzare? No, non ho idea. HP. Buoni equipaggiamenti? Beh, potrebbe essere buono. Vediamo al volo un secondo quali sono le best stats, perché adesso basta fare a caso. Un attimino per Beh, capire. PV per sopravvivere di più ai boss. Per sopravvivere e far attaccare i Pokémon, certo. Sono... Le migliori stat da alzare sono peso e stamina. Dice. Sì, anche peso. Facciamo peso per evitare la... come si dice? La... di frustrarci, insomma, ecco. Ok. Vai, peso. Ok, 550. Oh, c'è una rilassante pioggia che... si può sentire? No, era vento, ok. Pistola con rampino, possiamo equipaggiarla? Al posto dell'arma. Ok, quindi dovremmo fare una barra con tutto quanto. Oddio, comunque. La grafica me la ricordavo più brutta, è veramente bella. Ah, vediamo per andare avanti, tipo. Ma guarda bene le terme, che cuore. Protezione, ecco, ripara oggetto. Cos'è che è danneggiata? Ah, il cappellino. Ok, ripariamolo. Ah, cioè ripara tutto addirittura. Vabbè, tanto è tutto pronto. Ok. Lo scudo, servirebbe di forgiare un nuovo shield. Più avanti. Ha anche un pal morto, mi pare, in squadra, eh. Oddio. Ce ne sono due con ulcera gastrica. E se hanno poca vita o sono morti, mettili a riposare. Di squadra? No, sono... Sì, sono due morti. Quindi... li depositiamo. Sì. Ok. Oh, guarda quanti ne avevamo! Ecco, quello che c'ha il pupazzo in vendita su AliExpress, assolutamente non ad, è Chillet, questo qua.
Lui Ma c'è questo. un pupazzo grosso come il tuo divano. È enorme, te lo puoi aggrovigliare attorno. Una tentazione incredibile, perché che è successo? C'è un trauma enorme nella mia vita, che io e Canon abbiamo visto su eBay un pupazzo di Kyogre gigante, non so se ve l'avevo detto. Gigante, enorme. E poi alla fine ovviamente non l'ho mai comprato perché era tipo 60-70 euro de pupazzo. Però cazzo, worth it, eh. Immenso. Immenso. Fuori di testa. E questo potrebbe soddisfare questa voglia egoistica. Molto bene. Che avevamo dei potenti? Sì, Arsox è una bestia. Ma peso. Leafmunk per la pistola Sì. che ti spara dalla testa The Dream perché e fa tipo da Cerfetto'd secondo per forza. Pokémon. No, lui prof abbiamo visto che faceva cacare. Cioè il Sì. suo danno è inutile. Per Sì. fare i boss ti conviene prendere se c'hai di meglio addirittura sostituire lui, eh. A me era piaciuto sinceramente perché ti fa comunque, cioè, non fa tanto, però è un Pokémon in più tirato fuori. L'unico problema è che Se buggava un fosse sacco di qualcosa di meglio situazioni. per tanto danno, meglio mettere quello. Sì. Mi puoi guardare? Mi puoi fare un piacere? Tipo Potresti guardare scuro, se si Leafmunk. evolve Flambelle? Se si evolve? Non volevo Aspetta, spoilerarmelo. come si scrive? Flam, come all'italiana, belle. Belle è scritto all'italiana. Belle. Non so se si evolve. Ma bellissimo. Sì, il cervo per forza. Quack. Dinosso, ma anche potrebbe essere interessante. Chillet era un boss. Quindi direi che è buono. Forti erano Cervo perché puoi sparare in groppa a lui. Leafmunk Sì. perché spara sulla tua testa, fa un danno assurdo, mi ricordo. Così Lambal che fa raggio. Non lo trovo, mi sa che ha un altro nome. Ah, ok. Sosseguo tutti. Cattiva, ti ricordi cattiva? Fucrates, Socrate. Allora. C'è anche un pipistrello stranissimo. Ah, quello che... Sì. Mi sa che è quello che ho malato. Aspetta, avevo preso la medicina. Allora. C'aveva la medicina da qualche parte, sono sicuro. Medicine mediocri. Che l'ho trovato, c'è un altro nome. Ah, ok. È questo qua, guarda, si vede adesso in screen. Oh, sta diventando giorno, non si vede un cazzo. Progetto per cappello da strega. No, comunque mi sa che non si evolve. No, shit. Guarda quanto è enorme questo! Shiny, cattiva gigante. C'è Tombat che sta male. Tipo, io adesso provo a metterlo in squadra. Dov'è? È lui, no? Che c'ha la ulcera, sì. Lo butto un attimo in squadra e gli do la medicina. Che verso fa quando tira il Pokémon? Sembra che ha preso un pene. Ok. Gli fa male molto la pancia. La velocità di attività è calata temporaneamente. Meglio dargli la medicina quanto prima. Ah, se possono. Si possono rinominare. Ma guarda te. Non l'avevamo mai vista sta cosa.
Ah, ecco, i punti da spendere. 3 punti tecnologia e 3 e 2 antica. Allora, vediamo un po'. Sera di Gillette, cazzo. Balestra incendiaria. Sera di Nightwing, l'abbiamo sbloccata. Io balestra incendiaria la sblocco. E poi set contenitori da antiquariato oppure set di piante decorative. Non ci facciamo una sega con le piante decorative. Tagliola piccola oppure freccia avvelenata. Freccia avvelenata mi ispira. Poi cava di metallo con 2 punti tecnologia. Per forza, perché questa l'abbiamo sbloccata. Vai. Una struttura dove produrre minerale metallico. Estrarre minerale metallico è un lavoro estremamente faticoso. Sono necessari pal capaci di svolgere attività minerarie. Ok. Come si dà la medicina? Non ho idea. Usa. Provo. Ah, ok, sì, esce il Pokémon, perfetto. Dice di no, però. Non va bene per l'ulcera. Shit. Tocca capire quali medicine servono. Qui si ripara. Dov'era per fare le pozioni qua, vero? Sì. Allora. Salve, Medicina. Nico. Io. Grande man. Come mai Palward? Ah, vuoi sapere la storia? Niente, l'abbiamo iniziato quando c'era la moda. Mi sono fatto influenzare per una volta. E poi è stato lì un attimo e stavo decidendo se continuarlo o no. Però c'è stata una bella patch e ne arriverà un'altra con una nuova isola il 28 o il 27 o il 28. Di nuovi pala anche. Noi pal, vale la pena di esplorarlo. Poi io sono fan dei cloni di Pokémon perché proprio mi piace vedere i mostri. Ho giocato Coromon, Zed Beast anche lui l'ha giocato, Nexomon, mi piace proprio vedere i mostrini. Ci sta. Te come va, Nico? Tutto bene? Com'è andata con Sekiro? Ho trovato la medicina giusta? Sono io, sono Zhang, salve. Sì. Il potentissimo Zhang. Ho visto anche te, Nico, hai portato molti ospiti. Bravo, bravo. Hai fatto bene. Da gusto, da più gusto in compagnia, dai. Ok. Ma il paracadute ce l'abbiamo? Sì, è di default. Ah no, l'avevi craftato, sì, è vero. Però sì, te Sì. lo equipaggi di default. Ok, perfetto. Non mi ricordavo nemmeno che ci fosse l'aliante in questo gioco. Io sarei interessato a scoprire qual è il prossimo scudo che puoi farti. Perché. Vedi? Qui c'è solo scudo normale. Ah, ecco le frecce avvelenate. Con le ghiandole velenifere si possono fare. Perfetto, eh? Non ti avrei conosciuto. Sai che è andata da Dio. L'ho finito in una settimana e ho fatto tutti i boss al massimo a 7-8 try. Wow, già finito! Maiala, che gamer! Potentissimo! Maiala! Allora devo recuperarmi qualche pezzetto. Arco triplo abbiamo. Ma. Frecce come siamo messi? Dove si vedono le frecce? 62, ok. Possiamo intanto fare qualche altra freccia. È tornata anche la moda di Minecraft, ho visto in questo periodo. Sì? Che Sì. palle. Sinceramente. E pal Palle merda. di
Fatta eccezione per Ishin al decimo e quella merda del demone dell'odio. Demone all'undicesima, dodicesima volta. Ok, e invece la scimmia guardiana? Ti ha dato problemi? Quella che si taglia la testa? Gli tagli la testa. L'ho finito ma non l'ho portato in live alla fine. Però sto pensando di fare una live in cui li rusho tutti. Ah, ecco, ok. Ma ci sta, la prima playthrough di non farlo live, eh. Vedi? Abbiamo il frigo dove possiamo mettere il cibo. Utilissima sta cosa. Che spettacolo. Ci mettiamo dentro le uova. E un po' di bacche. Prendi uno. Ci mettiamo anche 10, 15 bacche nel frigo. Ok. La medicina l'abbiamo presa. Ce l'abbiamo. E la usiamo. Usa su Tombat. Tombat è guarito. E poi, altra medicina, però serve ossa e lingotto di metallo. Perché med delle medicine vorrebbero usare il lingotto? No, no, Ho quella fatto. no. Ho fatto fase 1 al primo try e la seconda dopo 3-4. Voi con quale boss avete fatto più difficoltà nella vostra prima run? Allora. Ho faticato tanto col toro, con la scimmia guardiana e con Ishin. Il demone dell'odio, siccome è un boss da Dark Souls, l'ho fatto facilmente. Facilmente, tra virgolette, eh. Corno. Ok. Corno ce l'abbiamo, serve minerale di ferro. Che disordine. Pietra, legno e ferro. Qui c'è il lingotto, ma proprio ferro ferro dove cacchio sta? Qui sono delle uova che si degradano se non le mettiamo in frigo, mannaggia me. Altri corni. Morte, che disordine, ma mi fa impazzire sta cosa, eh. Se c'è una cosa che non sopporto è veramente disordine. Lo sai dove sono morto più volte? Con quel bastardo incatenato della scala iniziale. Bastardo incatenato. Ah, il logre. Eh sì, perché se non sai quello che devi fare, all'inizio gioco è veramente stronzo, eh. Te lo dico. Devi sapere che. Cioè, vai a scoprire poi che lui è debole al fuoco. E che parare funziona un po' poco perché ti fa le prese. Non trovo il metallo, man. Dove cazzo è? Ma ne avevamo una Sei cava sicuro con. di avercelo? No. Questa è pietra. Qui gli schiavi vanno a prendere la pietra allegramente. Assolutamente non costretti. Vabbè, intanto ne abbiamo guarito uno. E Amen per l'altro, eh. Morirà. No, si scherza. Allora, Tombat e rimettiamo a posto. Mettiamo Tombat e mettiamo. Maestria estrazione. Qualcuno che ha estrazione anche lui o ha qualche abilità. Gran motivatore. Che fa? Boh, ce l'ho messo. Ok, Nightwing è quello con cui possiamo volare. Ah sì? Sì, Sì, vero. abbiamo il piano per fare la sella, ma non abbiamo fatto la sella. Con quella presa di Verissimo. merda. Sì, ti fa la presa, esatto, ti disintegra. Scusate il momento sfogo. No, no, ci ho bestemmiato anch'io. Comunque sai che ero bellissimo, ma non raggiungi Bloodborne nel mio cuore. Come lore no, assolutamente. Come gameplay per me sì. In gameplay ispirazione, bella un botto. Però Bloodborne lo No, faremo. io. No, Sì, scusa, lo dimmi, dimmi. faremo. La ritorna alla play. Sì. Tu, Ma io sono vabbè. proprio innamorato di Da Souls 1, la rugginosità che ha. E secondo me è inarrivabile avere quelle sensazioni del primo. Bellissimo, ci sta, ci sta. Però diciamo che devi sapere quello che fai, un pochettino, ecco. Se no, veramente il gioco ti devasta sul serio, eh. Devi, cioè. Sentire il personaggio che cammina lento, a fatica, mi manca proprio quello.
Quanto fatica a camminare il protagonista di Dark Souls 1? Sì, il gameplay lo supera, sì, dai, hanno... Cioè, come si muove il personaggio di Sekiro, però? Cioè, è incredibile. Ma Ah! proprio, ma mi manca proprio quella rugginosità a me. E non so. Ci sta, è bellissimo. Poi è un gioco perfetto, veramente. Facciamo ridere Nico, facciamo vedere il nostro... uno dei nostri lavoratori chi è. È una No, persona. peccato. Sì, sono inutili in realtà da tenere. Più palle catturerai, più diventerai Uccidiamolo. forte. Vuoi diventare più forte? Cattura un sacco di palle. Oddio! È vero, E avremo il si possono uccidere coltello? i pad. Sì. E si possono uccidere anche le persone, sì. Che storia, Sono proprio ragazzi. inutili a te, praticamente. Sì, l'ho messo solo perché fa ridere. Adesso non so se tu catturi uno col Gatling e lo usi per combattere, boh, magari è utile. Però tenerlo qui sono inutili. Bellissimo. Dov'è? Eccolo, guarda bello. Maiala. Che fa? Che sta facendo? Perché attacca un albero? Sta attaccando Sta l'albero. tagliando la legna. Sì, ma lo sta facendo non sulla, vedi, sulla falegnameria. Lo sta facendo su un albero proprio del posto. Ti Ma sta tagliando la smettila. legna, trovato un albero. Cioè, tu tiri un Pokémon e inizi a dargli cornate praticamente. Aspetta, eh. Che dobbiamo fare? I pal senza letto saranno scontenti. Manca un letto. Aspetta. Chi ha rotto il letto qua? Tocca prendere il coltello al macellaio, eh? Dov'è che si faceva? No, questo è il ripara. Qua immagino. Dove cazzo si faceva? Aspetta, c'è una cosa strana. Piuma decorativa. Sembrano presagi la testa a ferite letali. Non si sa bene come. Ma. Perché? Ma cos'è per il tuo corpo o per la base? È un accessorio per il tuo corpo. Ce l'ho? Ah, ok. L'accessorio? No, non ce l'ho. C'ho la biancheria termica, che non fa nulla. Ah, sì, no, aumenta un po' la resistenza al gelo. Biancheria, minchia. Biancheria. Ok. Ah, ci abbiamo le uova da mettere in frigo? Chiave di rame se trovavi i scrigni, no? Va tenuta. Che figo, c'erano anche scrigni. Ok. Peso totale è altissimo, dobbiamo depositare un po' di roba. E niente, partiamo l'avventura, tra poco. L'avevi fatto il boss pinguino o no? Non mi ricordo. Mi sa che alla fine ancora ci eravamo arresi perché era troppo forte. Sì. Abbiamo fatto Electabuzz praticamente. Qui c'è un piccone che è rotto. L'arma è... Sì. Le corna. Sto cercando di capire tutte le cose che possiamo... togliere. E il piccone va rifatto. Ricordiamoci il piccone. Coltello ce l'ho, eh? Non so perché mi sto portando un coltello dietro. Frammento di palladium non serve. Denaro direi proprio che serve. Minerale metallico, eccolo. Ah, ma ce l'abbiamo, eccolo qua. Facciamo... ma scusa, ma se c'ho minerale metallico non posso fare medicina? Diffonderlo. Vediamo, eh. Sì, esatto. Mettiamolo che da tanto arriva il candelotto e si mette a farlo. Che vuol dire ripristina? Ah, ok. Ok, lavora, schiavo. Ma Appetito che chi ti è ha gli che... adesso? Mi fai lavorare, eh? Ah, è vero. Aspetta, dov'è? Solleva. No, è troppo bella sta cosa. Lavora! No! T'ho detto che devi lavorare qua.
Oh, ha capito. Sarà meglio, eh? Comportati bene. Appetito. Ma noi potevamo fare l'omelette con l'uovo? Non mi ricordo. Eventualmente dove si fa? Qua? No. Qui sono medicine. Succo di fiore sospetto. Questo tipo per i boss serviva tantissimo, posizione curativa. Le ball. Siamo andati senza pozioni. Uovo al tegamino, esatto. Cuoci un uovo per renderlo ancora più buono. Al fuoco allora. Oh, eccolo, sì. E bacche cotte sono ancora meglio, anche quelle. Sì, che ti prendevano fuoco a caso di parla, ve l'ho messo, messo vicino. No, io non sto giocando a niente, dico. Dicevi che avresti una mezza voglia di Darkest Dungeon. Se... No, io leggo e basta, praticamente, e guardo serie TV. Io invece ne faccio troppe. Gioco, leggo circa sia libri che manga e guardo anime. Ho iniziato anche serie TV con il mio amico. Troppe, troppe. Però Darkest gli era piaciuto molto a Zang, mi ricordo. Cioè, un bel ricordo, insomma, ecco. Sì. Giocone, Infatti forse indubbiamente. gioco con il mio amico prima o poi. Dai, ci starebbe. Vengo a vedere, sono curioso. Ah, abbiamo finito, sì, Darkest Dogma, ma te ancora 2 settimane fa con il mio amico. Verdetto di Dragon's Dogma finale? No, è carino. Ha dei difetti, ma sì. Sì, no, è bellino. Alla fine io l'ho finito tutto il primo, per cui Ha fatto tanto. anche la quest del, come si chiama? Della Sfinge, come post game quest Sì. finale, e fanno morire perché devi rapire un uomo in una fiala e Ma portarglielo. Sì, una fiala che puoi rapire qualsiasi NPC. Quindi chissà che roba puoi fare, tipo rapisci un NPC fortissimo, tipo Sigurd, no? Quello con la doppia lancia, sì. e lo porti tutto il gioco fino al boss finale lo tiri fuori, ti aiuta. Bellissima sta Ha cosa. delle belle idee. Ok, facciamo due picconi e possiamo partire, raga. I due avevamo iniziato insieme, io e Eldart, ma poi è nata in culo la PS5, l'ho giocato con mio amico. Sì, è esplosa la PS5. Bellissimo. Peccato, però purtroppo è andata così e quindi l'ho dovuto ridare purtroppo. Ok, abbiamo tutto ragazzi. Possiamo partire all'avventura felicemente. Tranne il cibo. Il cibo. Guardiamo a che punto è l'uovo. No, l'uovo, il fuoco. Ha dei difetti come gioco perché è una rottura di cazzo il fatto che non ci sia un viaggio rapido, le pedine sono veramente stupide, ma è carino. La soddisfazione se prendi la classe giusta poi è carino giocarlo. Ed è veramente stupido e ha delle idee originali, tipo il tipo che falsifica tutti gli oggetti del gioco e fa morire perché li può fare sbagliati. O può ingannare certe persone usandolo. Insomma, è delle belle idee, proprio da GDR. Diciamo, delle idee che, come si dice, alla Baldur's, insomma, cioè, Sì, la parte stessa. come si dice, alternative, ecco, originali. Però sì, un viaggio rapido, decente, non fai spendere ogni volta 2 milioni in pietre. Maiala. Sarà qualche, come si dice, mod. Nell'uno c'era quello infinito, ma il due non l'ha messo. Fuck. Irriga per bene, eh? Vai.
Oh, che era sto suono? Che è crollato Ci qualcosa? mettono. Ci mettono 3 quarti d'ora a rigare sti cosi, tra Sì, l'altro. infatti. Boh, vabbè, basta, possiamo partire. Andiamo a prendere le bacche subito. Legno. Metti dei pal forti, sì. Già preso tutto. Ale. Oddio. Ci abbiamo una certa importanza, cavalcando lui. Poretto. Prendiamo un po' di bacche. Massacrati. I panni squadra hanno appetito, ma la fame non sarà un po' troppo veloce? Dagli le bacche. Perché Lambal al 15? Sincronizzazione di livello? Ah, lui sarebbe al 16, ma ce lo abbassa al 15. Pensa a Ah. te. Ok. Cos'è Fist? Ah, mi sa che lo conosco. Non è quello del coniglio? Sa, non sai che penso sia quello che mi è piaciuto di più tra quelli che ho Non penso giocato? intenda quello del coniglio. Io conosco quello, ma Forged in the Shadow Torch. Oddio, Non ho idea. mai sentito? Ah, è quello del coniglio, ok. Eh È sì, anche quello? quello lo volevo giocare ai tempi. Sì. È stranissimo. Non si vedeva che era carino per me. Spettacolare. Ma per cosa c'è? Io mi ricordo che era per Play 3, tipo. Tutto. No, è uscito anche su Switch. Ah. Per tutto il gioco. Possibile che me l'avevi già consigliato, Nico? Lo avevo consegnato io, mi sai, ma molto tempo fa. Ah. È uscito 2 anni fa. Ah, pensavo più vecchio, ok. Un Souls-like praticamente, Va cioè non fatto. Souls-like, roguelike. Va fatto assolutamente. Eh sì, mi ricordo che Abbiamo. anche io volevo prenderlo, poi ho venduto la Switch. Shit. Aspetta. Tanto uscito che mi pare già costava poco, tipo 30 euro già il day one. Pensate. Io potrei andare a bersagliare King Paka. Potremmo provare. Eh sì, un Metroidvania, sì. Sto Bellissimo. confuso. Pane per i denti. Metroidvania stile Souls-like, perfetto. Le boss fight belle toste di meglio. Non si vede un cazzo, ragazzi. Aspetta, abbasso, cioè, alzo la luminosità perché. Luminosità. Me l'ha messo? Non so se l'ha accettato. No. Lol. Ok. Ho alzato un po' la luminosità. Secondo me ci conviene invece in realtà tornare un attimo e fare il teletrasporto direttamente. Aspetta che qui ci sono le bacche, ci servono un botto. Lo sapevo che finiva così. Ci sono dei Lambal dolcissimi che stavano dormendo. E i miei Pokémon li hanno massacrati brutalmente. E i loro cadaveri stanno rotolando per la scarpata. Dai. Ma posso prendere un cadavere? Poretti. Ma che vita è? Madonna brutta l'animazione quando lui si lascia. Mamma mia. Questo gioco è perfetto per sfogare il mio sadismo. Scusami,
Scusate, ma se volete ucciderli tutti voi, uno lo uccido anch'io, Anche no? io l'ho Oh! giocato quest'anno di ST3, rigiocato, sì. Perry alla Sekiro, merita davvero tanto. Anche Dark Souls 3 mi è piaciuto molto di quelli che ho giocato quest'anno. Sì, beh, molto carino. Il problema di Dark Souls 3 è che è un enorme fanservice ai giocatori dell'1. Però Mega troppi bot criptati. sì. Mancava di ispirazione il 3. Non c'aveva. Mi mancava quella scintilla di nuovo. Cioè, si vedeva proprio che loro volevano ripercorrere ciò che c'è già stato, capito? Non aveva una scintilla sua, purtroppo. E questo è un problema, purtroppo. Oh, veramente palladium. Aia, chi mi attacca? Undeadream? Non ho capito se era il mio. Questo è mio. Ok, torniamo e facciamo il teletrasporto. Maiala! Maiala! Guarda che violenza! È fantastico sto Pokémon! Bellino bellino, guarda! Ma infatti mi ricordo che l'ultima volta che giocavo, se ero stanco e giocavo a sto gioco, stavo tranquillissimo lo stesso, perché è veramente un chilling incredibile. Ma le boss fight stupende. Lo hanno sviluppato in un anno comunque. In un anno? Questo non lo sapevo io. Tanto di cappello per un anno, eh? No? Semi di bacca. C'era un posto dove si mettevano le bacche, se non sbaglio. Per piantare. Qua. Aspetta. Era qua allora che si faceva il letto, no? Io non so come fare il letto. Stoffa. Dobbiamo assolutamente capire come fa il letto. C'è un pal senza letto. Come si fa dal tavolo principale? Dal box proprio, dici? Potenziamento base, spostamento rapido. Non mi sembra. Edifica pentola cucina, edifica campo di grano, edifica mulino per andare avanti. Comunque no, da qui non si può craftare, ma soltanto gestire il box, i potenziamenti e spostamento rapido per andare sugli altri posti. Va bene, buona serata. Oh, grazie Nico di essere passato, grazie mille. Buonanotte, alla prossima. Fatto molto piacere. E hai riacceso la mia voglia di Souls-like soltanto con questa conversazione, quindi. Però, Dark Souls 1, anche quello prima o poi lo faremo, eh. Però tocca fare una build molto buona. Giant Dead. Avere quello È stile là. difficile da fare perché all'inizio è veramente tosta, eh. Sì. Di fare delle cose che all'inizio non saresti in grado di fare. Merda. Tipo fare girandola subito usando il fantasma e tu non devi combattere. Sì. Devi andare a prendere subito. Uccidere subito anche il coso, come si chiama? Carica infinita. Prendere Scarica infinita. l'attenzione. Sì. Che spettacolo, sì. È in realtà con una bella canna. Lo sai che la run girandola io l'ho fatta? Cioè, ho fatto una mini challenge che non prevedeva di finire il gioco. Semplicemente di battere girandola onestamente, come si dice? Subito dall'inizio del gioco. E l'ho fatta.
Se ci provassi adesso finirei Ah, l'hai triturato ucciso tu? male. Eh? L'ho ucciso io, sì. Bellissimo. Guarda che si può fare, Madonna. eh. Se ci pensi, girandola, se ci torni dopo, è un sacco debole. Perché è pensato per poter essere battuto anche ai inizi. È quello. Ma Niente, se tu cerco hai come si fa un voluto let. Lloyd a uccidermi da solo. Sì, però così Fatti bello tu. non è più una challenge, purtroppo. Allora, aspetta, eh. How to make a head palward. Raga, non mi ricordo il building wheel go to the infrastructure tab. Com'era? Oh, ho tirato una bolla per sbaglio, vero? Lol. Shit. Vabbè. C'è sto suono che mi inquieta tantissimo. Ma rassomiglio che gira e non fa niente? Io lo uccido. Lo uccidiamo? Ma no, mi dispiace, dai. Vabbè, Mettilo ma via. è inutile, non serve a niente. Cammina e basta. O Lo lo uccidi, comunque mettilo via e basta. uccidiamo un'altra volta per godercela, dai. Via. Sempre a dieta, spirito artigiano. Mettiamo lui. L'artigiano. Artigiano. No. Grande artigiano di Yu-Gi-Oh! Mai più tornò. Vabbè, praticamente avevo smesso di fare Yu-Gi a un certo punto. Che lo rifarei volentieri, però dopo ci. Sempre quello il problema, ci giocherei tutto il giorno. Kit riparazione. Sto pensando, eh. Che è successo? Letto, il tab dell'infrastructure. Dove cazzo è? La ruota, dicono. C'è una Sì. ruota tu. Sì, devo vedere i tasti. Dove te ne hai premuto qualche tasto? Sai che forse sto gioco potrebbe quasi essere meglio col pad? Quasi quasi. Menu edificazione su. Ok. Ho il pad collegato? Sì. Vediamo un po' com'è col pad. Oddio. Ma mi sa che è molto meglio. Ma meglio sì. Oh, eccolo qua. Ma sì che è meglio, un botto. Ma pensate. Allora. Guarda quanta roba c'è. È molto più intuitivo in realtà. Campo di grano tocca farlo. Non è una rosa, non è un tulipano. Cava di metallo, appena sbloccata. Letto. Eccolo, letto mediocre, che suppongo sia meglio del letto di paglia. Ah no, letto mediocre però per noi. Ok, niente, letto per di palle. Ok, lo mettiamo qua. Ok. E niente, adesso un secondo abituarmi coi tasti e basta. Ah, ok, la corsa è con lo stick, pigliando lo stick. Sono Bruno Andreotti. Quanto mangia Ekdri? È impronunciabile. Eik Tair Dir. Eik Tardir. Fa pensare a un'altra parola in mezzo, però. Noi ci sfamiamo subito, guarda. Ma loro? Per un cazzo. Ok. C'era un posto dove si potevano mettere le bacche?
Perché loro le prendono? Mi ricordo di sì. O era un altro gioco? Mi sa che mi sto confondendo con un altro gioco. Con quello delle caprette. Sì. Mi sa che mi confondo con quello. Fornace. Io volevo prendere il peluche di quello. Ah, è bellino. Molto bellino. Ci sta, eh? Io li adoro. Sono veramente belli. Cioè, poi, tipo, io sono un grande fan dei film sulle sette. Mi fanno morire. Sono troppo belli. Ti spiegano tutta l'ipocrisia umana. Sono troppo belli. Sacco sfizioso. Freccetta giù, cosa fa? Ora tira la bolla. Ah, cambia tipo di ball. Ok. È immensamente meglio. Col pad, non c'ho parole. Cambio arma invece. Aspetta, eh. No, ho tirato un'altra ball. LOL. Vabbè, sono quelle blu. Sì. Così miro. Ok. Cambio arma. Y. Ok. Ok, top. Dai, dai, ci stiamo abituando. Ok. Bene, no, dobbiamo andare. Dobbiamo andare a cosa? A usare il teletrasporto. Facciamo un piccolo recap di quello che serve per fare alzare la tecnologia. Potenziamento base. Serve grano, campo di grano, mulino e pentola da cucina. Guardiamo cosa serve per farle. Mulino, ho detto? E pentola da cucina. Dov'è pentola da cucina? Mulino, eccolo. Edificazione. Trappola sospesa. Pentola da cucina, campo di grano e mulino. Campo di grano. Ora si parte, ce la facciamo. Campo di grano cosa voleva? Mulino e tanta pietra, e non dovrebbe essere un problema, la pietra. E poi campo di grano. Che richiede anche quello tanta pietra e i semi di grano. Dove cazzo si trovano i semi di grano? Boh, vabbè. Intanto usiamo il teleport, dai. Ma pensate quanto cambia il gioco così. Ok, possiamo andare o qua? Oddio, è sensibilissimo lo stick. Aspetta, questo è meglio col mouse. Già sconfitto, torre del sindacato di Rain. Madonna, che bestemmie. Allora, possiamo andare qui, al piccolo insediamento, e potremo andare verso King Paka e esplorare la parte desertica. Che ne dici? Vai, nuovo bioma, ragazzi, eh. Sono davvero euforico. Ah, ma qui era dove c'era la miniera. Ah, una miniera. Prendiamo un po' di metallo. Ok. E poi un'altra cosa che ci servirebbe tantissimo è trovare delle uova, cazzo. No, no, sono contentissimo, guarda, sono veramente felice che hai detto di voler partecipare a questo gioco perché sennò c'era il rischio che non si chissà quando lo riprendevo. Ma cioè, proprio mi sta dando un bel feeling, cioè veramente un sacco rilassante, boh, troppo bello. E questo non è nulla, eh? Il gusto che vedremo adesso sarà girando. Guarda che cosciotte che c'ha lei, minchia.
Assolutamente no, torni. Comunque, andiamo avanti. Come si tirava il tuo Pokémon? Ok. Cavalca. Andiamo! All'avventura! Guarda bello. Sto guardando un gioco. Wuthering Rooms. Ma delle backrooms? Non ho capito. No, dovrebbe essere tipo un Souls-like, qualcosa del genere. LOL. In 2D però, sì. Come si vedeva se è un po' come l'avevo catturato? Devo vedere la palpedia. È grigio tipo, mi sa, se non l'hai catturato. Vuoi vedere? Sì, esatto. Guarda bene questo. Tristla! Ci manca Bristola, ci manca Cinnamot. Bello! Visto che si chiama mozzarellina, cosa del genere. Bellissimo. Guarda bello questo. Statistiche? Ah, perché non l'abbiamo catturato, quindi non possiamo saperle. Lui è bellissimo, Chillet. È veramente stupendo. Sembra un po' come un vero. Ma! E lei? Bellissima! È una fusione fra Miss Magius e il gatto. Corbani. Anche. Ma Moresta è quello impossibile da prendere perché è troppo potente. Tipo Legend. Gridbolt. Dice che c'è una zona dove si cattura, eh? Il selvatico. Senza doverlo rubare alla tizia. Quanti sono in totale? Siamo a 112 pal e ne arriveranno altri. Top. Quanto vorranno arrivare? 150? Immagino. Oddio, molto strano sto gioco. 200 stanze, Sì. 80 mostri boss, 400 abiti, anelli, armi. Che gioco è? Ma è uscito? Sì, è uscito tipo 2 mesi fa. È strano, sembra tipo un... come si chiama? Little Nights, ma infatti non aspettavo fosse 400 armi, roba così strana. Aspetta, ora mi ha incuriosito, fammi Te vedere. mando dopo, se no. No, sono troppo curioso. Dimmi il titolo. Wuthering Room, te lo scrivo. White Sembra una roba Ring. tipo il Little Nightmare, ma credo sia abbia elementi RPG perché... Vediamo cosa hanno fatto sti autori di merda. Mi ha trovato una visual novel caramellosa. Non hanno fatto niente. Con disegni tipo stile anni tipo Clannad. Oddio, c'hanno gli occhi enormi. No, mi spiace. Non me lo trova. Aspetta, scrivilo proprio come è scritto. Te ho scritto in chat, Ah, in chat, ok. White. Ah, Withering Rooms. Ok. Ora sentirete la musichina caramellosa. La canzone è bella. Un RPG d'azione horror in 2.5D con una villa vittoriana che strano. cambia ogni notte. Ma È questo è veramente strano. bellissimo. È bellissimo. Sì, sembra... alla fine sembra un horror... tipo normale, no? Tipo Little Nightmares, mi sembra quasi, ma in realtà è un RPG. Estremamente positiva. Man. Hai trovato una... È una perla questa. Forse. Oh merda, ma sei Alice? Possibile. Oddio, bellissimo. Cazzo, perché spero che lo scontino. French, Spanish, added. Tutto tranne l'italiano, ovviamente. Tutte le lingue possibili, tranne quello. Benissimo. Ok, riprendiamo. Lovander. Dove si trova? Non si sa. Addirittura hanno detto che
Inoltre potrebbe essere senza doppiaggio italiano. Ah, vabbè. Per me ci può stare, Anche perché in realtà stanno mandando a fanculo tutti i giornalisti italiani e stanno puntando sull'estero, palesemente. lol. Posso provare anche questo. Perché abbiamo dei giornalisti veramente ignoranti qui in Italia, purtroppo. Pan King, bello! È quello che ci distruggeva. Ma, Adesso ci fai un spark it! po' imparato, il fatto che fanno meno danno, ce la fai. Penso di sì. Spero. Però non vorrei rischiarla, Spark quindi... è quello che c'è anche in Pokémon Nero e Bianco. Sì. Se lo ricordava Kano, non mi ricordo mai il nome. Vixi, ce l'abbiamo? Dove si vede Vixi? Mi pare di no, eh. Sono già le zanzare. Depresso, ti ricordi Depresso? Vixi, non Sì, un ce l'ho. sacco di meme che abbiamo fatto. Bellissimo, Depresso. Ok, catturiamo Vixi. Dove cazzo è andata? Mi Oh, una ricorda cesta! una volta Sabaku che stava giocando a Pokémon Arceus, ha trovato Sì? uno Star di Shiny e si è messo a osservarlo talmente per tanto tempo che è scomparso. Godo! Ragazzi, ma... Questo Pokémon è qualcosa che non va. Guardate questo Starly, che piume eccitanti. Mi sentirei quasi di essere emotivamente fedifrago con questo. Catturato. Dito di Palpagos. Fare del male a Vixi significa farsi nemico il mondo intero. E la Madonna. Sì, belle le descrizioni di questi palle, è vero. C'è un ponte. Che ti ricordo, ho fatto vedere che le VTuber hanno giocato la versione in cui cattiva è Gura Dinosauro. La versione non ho capito in che senso? Hanno proprio moddato Palworld. E al Sì. posto di cattiva c'è Gura Dinosauro. Bellissimo. Sì. Gao. Lavora schiavo. Esatto. In breve quella. Vedi, io tiro lui e posso tirare anche lui. No? Ah, ecco, no, devo tirare l'altro e lui sta già fuori di suo. Ok. È un'abilità già attivata. Sì. Arzok, peccato, non si può salire sopra di lui. Sì. Quintaglio. Esatto. Oh, c'è una wall. Kremis. Ce l'ho, Kremis. Buono il dubbio. Segno. Sì, decisamente il peso è una stat importante. Decisamente. Credo di averlo preso. Direi di sì. Cos'è Crit. EV questa? EV Shiny? Oddio. Dobbiamo guardarci dopo. Da qui non possiamo vedere il box, vero? No. Sì, praticamente è lo stesso aspetto di EV Shiny. Di Eevee? Non ho capito, scusa. LOL. Sì, di EV Shiny. Vabbè, un po' di ispirazione hanno presa, eh? No, pensavo dicevi era Shiny lui adesso. Io così a caso ho tirato, quindi No, no. potrei non farci caso. No, poi senti il rumore fortissimo qua, eh. Ah, è vero. Questa è una bella feature, secondo me.
non come gli indigeni. Sì. Una merda proprio. Fox Sparks. Dove lo vedo se ce l'ho già? E questo ce l'hai, sì. È quello che te lo tieni in braccio come lanciafiamme. Sì. Però dovrebbe esserci una specie di concina che ti dice... Sì, mi Ce l'hai. ricordo che ce l'hai, eh. Sì. Però cercavo di capire sta cosa. Vabbè, ci guarderemo con calma. Quello? Diafant. Elefantino che innaffia ce l'abbiamo, mi sembra. Capriti. Oddio, questo non ce l'abbiamo. Mi sembra. Guardiamo. Capriti. No, non lo sto vedendo bene, quindi non so dirti. No, no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. E allora niente. Aspetta. No, mi è sembrato No, sentire uno sì, shine. ce l'hai, ok. Sì. Adesso che lo vedo, sì. Mi sembra sentire solo uno shine, eh. C'era un suono strano. I suoni ambientali comunque sono molto belli. Cioè, si sente il vento. Se passi su una zona con tanti alberi, c'è il suono, il fruscio degli alberi. Non è Elden Ring, però. Forse i effetti sonori sono anche più belli di Elden Ring. Cioè, è molto ambientale. Vedo qualcosa di viola strano. Chest. Epica. Pera mega, frecce, soldi e frammenti palladium. Cioè, tutte le cose, quelle proprio che servono di più, tutte. Bellissimo. Sono contento. Prendiamo le Qual era il bacche. rumore della cesta? Ah, ecco. Au! Intanto gli faccio massacrare tutti. Oh, l'aiuto. Un po' di violenza gratuita. Oh, come ti permetti? Maiala, che sassata che ha tirato. Un po', madonna. Grevissimo. Ma guarda, bello! C'è un altro Chillet. L'hanno attaccato, lol. Niente, tocca combattere, raga. Catturarlo anche quando sei quasi indebolito, eh? Basta che lo tiri dentro il tuo. Tanto lui ce l'abbiamo già. Non è alfa, no. È drago ghiaccio. No, intendo se non era drago, sono gigante. Ah, cazzo. Mortissimo. È apparso qualcosa scritto riguardo il Pokémon questo qui che sembra Entei. Non ho letto bene che diceva. Shit. Tipo che era gasato della lotta. Ha imparato Sfera Oscura, ecco. Fa vedere un po'. Quindi posso cambiargli le mosse. Allora. Vortice di sabbia potentissimo. Mi ricordo che gli abbiamo insegnato noi. Terra 80. Corna ardenti. Prende mira nemico e poi carica dritto. Oppure spara proiettili di fuoco contro il nemico. Secondo me è meglio questo. Perché è a distanza. E quindi corna ardenti lo scambiamo con... No, aspetta, però. Non può usare la palla oscura. Guarda, No. posso imparargli colpo di fuoco. Che fa più schifo. Forse devi fare qualcosa alla base. O forse perché c'ha il livello abbassato anche lui. A 15. Vediamo le mosse di lui. Cannone d'aria, niente. Controlliamoli tutti. Di lui. Incornata, colpo potente, raffica di rocce. Non ce n'ha altre. Lui. Sfera oscura, ce l'ha lui. Ma io sono sicuro di aver letto che la imparava Arsox. E lui. Niente, a posto.
Sono tutti a posto con le mosse. Soffio del drago, Leafmunk, cioè. Assurdo. 70. È perché è grosso, è alfa. Che spettacolo. Ah, era quello che si buggava sulla mia testa. Si fondeva con la faccia. Bellissimo. Vedo qualcosa, vedo una chest. Vediamo cosa c'è dentro. Denaro, pane e anima di palla. Buonissimo. No, che palle, è diventata notte. Grande Yggdrill. Attacca tutti senza pietà. Lui non teme nessuno. Lui uccide. Basta la mappa. Ah, ok. È select il tasto. No, stiamo deragliando molto. Moltissimo. Siamo andati su un bioma dove eravamo circa già stati. Torniamo indietro. Vabbè, siamo fatti tipo tre chest. Bracconieri? Oddio, che succede? C'è una faida, eh? Stanno saltando la base? No, sono qua. Tocca fermarli. Maledetti. Non pensavo si mirasse così bene col pad, invece è tutto meglio. Sono meglio. Che succede? Mercenario robusto. Lol. È proprio uno veramente grosso con un Gatling. Che massacro. Cosa vedo? Un uovo! Assurdo! Uovo striato rosa. Bianco striato rosa. Super uovo generico. Generico non mi piace come... Nuovo di Pasqua. Uovo risparmio dell'Eurospin. Uovo scabroso. Cos'è? Depresso. Guarda, ti do io la soluzione, tranquillo. Succede? Non mi attacca più. Mi dà Ciao, stun. Canon. Yo, man. È arrivato il man. Stavo proprio parlando male di te. Sì, esatto. Diciamo, Kanon è un individuo veramente pericoloso. Molto violento. È un pedifrago. E non mantiene le promesse. Questa Emotivamente parte fedi. qui con la sta live ci denuncia così. Vabbè, si scherza, dai. Che Se già me la dovesse sento parlare offendersi di italiano, tutti. quindi. Ecco. Vabbè, io gli avevo solo fatto notare che Dark Souls 2 non era così meraviglioso come sembrava. Ma era un po' palese, insomma, che quando lo gioca è tutto bellissimo, sì. Dopo, Accorto che era donna. l'unico che dichiarava brutto mentre lo giocava è stato il povero Cyberpunk, in realtà invece è diventato un gioco bellissimo. È uno dei giochi più belli degli ultimi anni. Però Ma lui l'ha sai che mi ha smerdato. chiamato per FIFA, ti ricordo.
Che dice che Nier Automata ti fa schifo? Sì, che tipo quando finì The Tedis, c'è gente che si eccita col finale di Nier Automata. Ma se lui l'ha manco fatto, non può parlare, scusa. Non c'ha parole. È una cosa unica sui videogiochi che ha fatto Nier Automata. State zitto almeno, no? Tu che hai fatto? L'hai fatto un tuo gioco? Tabaku? No, e allora? No, lui ha solo fatto la fede. Esatto, lui è specializzato in quello, scusate. Yggdrasil è morto. Benissimo. Ma di fame? Siamo senza mount, raga. Ah, sono esattamente entrato quando stavi graziando un disgraziato. Ti pesto come un basilico. Vedi, vedete che è violento? Io avevo detto. Addirittura usa queste parole per mascherare la sua violenza, per far finta che sia pacato. E invece lui intende letteralmente come il basilico. C'è qualcosa che brilla. Cos'è? Anima di palla? Qui dove cazzo siamo? Qui non c'eravamo mai stati, eh? Beh, se ci pensate, il basilico viene pestato con un affare di marmo peggio delle lame. Aiala. Abbastanza violenta come cosa, in effetti, vedi? Cos'è? Ah, è Tomcat, ce l'abbiamo. No, Tombat. Sì. Tomcat. Delle bolle? È una sensazione dilaniante. Oddio, essere crashato tra due pietre non è tanto bello. C'è la torre qui. Dovremmo tornare per depositare le robe. Perché. Colline del vento dei Nizi? Ah, ma non si riferisce a questa zona piccola, però. Però. C'è uno scrigno viola, ragazzi. Guarda, Caetendo arriva e dice già una roba mannabile. Io cane. Oh no, il mio messaggio è in verifica. Io come vanno le palle. Solo perché ha detto. Esatto. Dato che appena ha parlato male di Sabaku tutta la live, signorina. Parlato male ora un parolone. Dai, come si dice? Discuteva di alcune cose che sono successe, insomma. Comunque sta andando benissimo, perché è veramente molto chill come gioco. E stiamo vedendo un po' le zone che non avevamo esplorato all'incirca. E basta. Però bellino bellino. Edifica incubatrice per uova, l'ha fatta. Vita prima riserva per catturare Yggdrasil terra. Tanto mi inquieta abbastanza che quando apri la guida di ogni PAL c'è scritto PAL Breeding Guide. Potrebbe essere inteso in un altro modo. Sì. C'è un castello? C'è sicuramente una cesta qua. Ah, senza pietà. Vedo delle bellissime orecchiette da coniglio. Sì, carinissima, dai, ci sta. Molto bellina. Ci sono le orecchiette a piuma che ti proteggono per un non meglio specificato motivo. Biancheria, sì. Una biancheria. Riusciamo a salire qua sopra? Qui sembra come Zelda quando devi andare. Oh, sì! Cazzo, sì! Statua di Leafmunk. Bello.
Che figo. E poi c'ha l'aliante per scendere dai punti alti. Assolutamente non copiato nessun gioco della Nintendo, No, no. eh? Ah! Ho avuto Questo la CIA. il Io sono commento. copypasta. Allora, dovete capire che Zhang mi ha attaccato una cosa. Vale in live, vede un commento che è palesemente ridicolo e me lo incolla. E adesso oggi ho fatto io sta stessa cosa, perché ho visto questo commento e mi è venuta la, come si dice, la scintilla e non ho potuto non copiarglielo e incollarglielo. È questo qua. Assolutamente non gioco di lingua, questo utente. Anche quelli di Zeb, dei bambini, mamma mia. Mamma mia. Alcuni bambini sono ossessionati da Zeb. Sì. Bambini e adulti bambini. Zeb, sei persona bellissima. Messaggio arrivato, salve. Esatto. Dini una cosa. Ah, ma salve, è entrata in pieno stile come le si addice a cane. È entrata col potere delle palle. Ok, ma qui mi dice edifica incubatrice per uova. Quella l'abbiamo già fatta. Apri la schermata di tecnologia per sbloccare bardatura Foxparks. Ah, certo, perché noi lo abbiamo. È questa? Credo No. sia per usarlo come no. Sì. Chi è Foxparks? È la volpe, credo per usarla come lanciafiamme. Eccola, shit, non abbiamo punti di tecnologia. Però sta sbagliando a dirmi edifica incubatrice, perché io l'ho già edificata. Si è buggato. Ti ricordi che bug abbiamo risolto tempo fa, mamma mia. Quale? È uno che si era buggato, eravamo sempre in battaglia. E Ah, sì, oddio. un altro che mangiava tutta la carne insieme. Maiala. Quello che rimaneva nel battle ci ha fatto penare non Sì. poco, eh. Che ha dovuto fare? Ha dovuto morire, mi sembra. Vabbè, immagino sai donne sto gioco la battuta che dirà di più. Guarda. Oh, attenzione. Mercante. Mercante itinerante. Vediamo. Di cosa ci sarebbe rapirlo? Avvicinati, vendo ottime merci. Compra. Quanti soldi abbiamo? 5.000, 5K. Olio di palla. No. Grano. No, mi servono i semi di grano però. Merda, no, non conviene, conviene vendere. Vediamo cosa gli possiamo vendere. In realtà mi sa ci serve tutto di quello che abbiamo raccolto. Ora che ci sono a cane cannon, se torniamo alla base potremo uccidere la persona. Ah, è vero. Top. Non posso fare alza con Sono lui troppo comunque. disposto. Però posso provare a tirargli la bolla. No, aspetta, sbagliato. Occhio, c'è No! poliziotto. Sono un po' arrabbiati. C'è un poliziotto. Ho usato la spera troppo debole, mi ha detto non è che non lo puoi catturare, mi ha detto spera troppo debole. Bellissimo. Scappiamo. Oddio, ci inseguono. Se lo fai, meglio se lo fai questo da solo, ecco. A me è piaciuta troppo la sigla di Saido per questo gioco. La sigla? Che sigla? Sì, volevo guardarlo, ma non ci ho avuto tempo. Sì. Sigla di Sedonia che ha iniziato Power da poco. Da poco? Era ora. Ma tipo aveva ignorato Palward e aveva fatto un'altra cagata, tipo, mi sembra. Sì, tanto fa fatto New Game Plus di Bloodborne, che era utile farlo. Mercante usbando. Infatti il Sai cosa è mercante lui? era un figo.
facendo tipo una Nuzlocke strana, tipo scacchi. Madonna, Scacchi. cane, però. È la canzone di Saida. Gli elefantini molto carini. Guarda sto pollo gigante, girl. È immenso. Uccidiamo l'umano. Vai. Ragazzi, mi serve un attimo la vostra attenzione, aspetta. Aspetta, deposito quello morto. Ok. Tanto inutile tenerli nella base, quindi. Ecco, qui c'è un membro della nostra ciurma che non fa nulla e quindi bisogna punirlo. E quindi se non lavori. Aspetta, non me l'equipaggio. Ok. Ce l'ho. Di portarlo lontano, mi sa, se no si agitano. Sì. Eccolo. Ma forse deve essere in squadra? Ok. Ma mi sa che c'è proprio un'azione. Ma Devi selezionarlo e ti dice uccidi. ah, ecco, aspetta. No. Sì, c'è proprio una ruota, mi ricordo. Simile. Forse devi averlo in squadra. Aspetta, devo depositare qualcosa perché avevo troppo peso. Ah, abbiamo l'uovo da mettere, scusate, mettiamo un attimo l'uovo. Proviamo a metterlo in squadra. Perché non sta buggando, se no. Ok, mettiamo l'uovo a incubare. Yo, 40 minuti e abbiamo un uovo nuovo. Resti carbonizzati? Questo non c'era. Ok, lavoro schiavo. Ok. Perfetto. Scegliamo il nostro Pokémon, che può essere una persona. Per l'appunto. Ecco, scelgo te, abitante abile. Come si faceva adesso? Eccolo. No, io mi ricordo. Non Eccolo, puoi l'ho trovato. accarezzarlo. Sì, l'ho trovato, l'ho trovato. Prima accarezziamolo, per fargli credere che vada tutto bene. Ricordi che uno lo è talmente grosso quando lo accarezzi, sembra che glielo stai puppando. Ma che fa? Ma Si combatte con cosa? Niente. agita la mano. Ah, qui siamo noi. Elimina abitante abile. Ops. Morto. Lasciato pure qualcosa. È caduto il suo braccio. E poi si è disgregato. Maiala. Cioè, si è visto proprio un braccio cadere. Poi il gioco si è accorto che ne era meglio di no. E l'ha fatto sparire. Bellissimo. Avesse lasciato un drop. Sì. Un drop non molto Dove si fa allegro. vada a cacare? Ok. Dobbiamo fare mulino, campo di grano e pentola. Mara contento. Cattiva. C'hanno i nomi bellissimi. Cattiva, depresso e altri. Ho visto che sia tipo mozzarellino, cosa del genere, nella wiki. Delicious.
37 minuti per l'uovo. Allora. Tecnologia, no, è la ruota, tocca fare. Ok. Mulino, serve più pietra. Vediamo una pietra. Dove ce l'abbiamo? Serve più pietra, signore. Non c'è abbastanza legna, signore. Sto cercando in tutto questo la pietra. Ok. 12? Ma aspetta, non è possibile. Dovrebbe esserci tutta la pietra per terra qua. No? Ottieni prodotto. Pietra 298? Guarda come mi muovo lentissimo. Non riesco a muovermi. Ho le mutande piene di sassi. Guarda. Beh, prima o poi arriveremo alla scatoletta. Ho visto anche la chat di Dado, mentre stavo giocando a Dredge. C'era un sacco di gente. Cioè, Che era un gioco di merda per la grafica. sega. Grafica brutta uguale brutto gioco. Proprio logica Ma poi non è vero che è da brutta. paninaro. Sì. Per È vero, infatti. la Switch è un po' disgregato, ma per il resto, se giochi su Switch ci può sta che fa questo effetto. Un po' fragtato, ma se no, mi sa che su PC è bella. La più pulita come texture. C'era un punto dove avevo, ecco, 370 di lana. Ok, direi che abbiamo abbastanza pietra. Mi fa costruire senza che ho la pietra nel mio inventario. Vediamo. Sì. Oh, mulino time, ragazzi. Un mulino veramente piccolo. Sì. Cos'è che produce grano? Non ne ho idea. Spero. Perché ci serve. Ok, costruite schiavi. Guarda lì, guarda lì. Guarda lì. Invasatissimi. Lo sapevo che appena metti una costruzione loro arrivano super gasati come se dovessero fare una cosa divertente. Allora ho girato la telecamera apposta. Potevano passare solo per quella via. Io? Quando nella vita reale ti rendi conto che il pal sei tu. Esatto. Ovvero schiavo. Tutti questi schiavi, bravo man, così si fa. Certo, devono lavorare. Farina di grano, puoi fare la farina col grano, giustamente. Come nella realtà. Eh sì, i mulini vengono usati per tritare il grano, infatti. Io così, oblivious su cosa potessero servire quei strumenti. Ah, Quelli io di penso fine. solo perché ho letto una fattoria degli animali, so. Ok, ci manca il campo di grano. Però servono i semi di grano. Dove cazzo li trovo se non trovo prima il grano? E poi la pentola. Non è che quando... O li trovi in una cassa? Sì. Stavo pensando, com'è che puoi fare i semi? Tipo, se togli del grano, magari possono restare dei semi? Ah, boh. Fornace l'abbiamo fatta, la pressa non l'abbiamo fatta. La pressa. Ok, serve tanta pietra. Ne
Legno e frammento di palio. Vabbè, facciamo anche questo, va? Almeno è una struttura che in più ce l'abbiamo. Andiamo tutti insieme a lavorare. Forza! Eccoli, guarda lì. Guarda, guarda, guarda. Con che allegria. Sembra un batterista. È vero. Fatto. Possiamo fare fibra, possiamo fare frammento di palladium. Ah, noi facciamo frammento di palladium dalla pietra? No, è la svolta sta cosa. È anima di pal media da quella piccola. Cazzo. Ah, allora la pressa è utilissima, sì. E poi puoi sfibrare il legno per farci appunto la fibra. Meno male che l'ho fatta. Top. Tanto prima o poi ce la chiede, secondo me. E quindi io volevo anticipare i tempi, insomma. Aspetta, io ne ho preso la melatonina. Tu, Ben, quando devi andare, che ti svegli presto, dillo tranquillamente. Sì. Presonno. Ok. Sono preoccupato per il grano, ma ancora di più per la pentola. Come cazzo si fa la pentola? L'ho skippata io? Pentola. Tagliola. Scudo mega tra un po'. Yo! E lo potremmo già fare? Quant'è il livello max? 50. Maiala. Ma quanta roba c'è su sto gioco? Ma è un bot, eh? Oggetto sconosciuto. Ecco, vedi, questo mi preoccupa. Si sbloccherà catturando un certo pal. Ah, ok, no, allora no. 7 piante. Devo andare a guardare su internet, raga, mi sa. Togliamo sto coltello prima che faccio danno. Ho un coltello, non ho paura di usarlo. Ah, prendiamo dir. Ok. Gumos, abbiamo anche Gumos Shiny. Che c'ha vita fortunato. Mettiamo lui, vai. Che così ci fa ridere, che è gigante. Oddio, quanto è mezzo! Aiuto! Oh merda! Ma No, che aspetta. questo? Orribile. Quanto è gigantesco! Sì, è bruttissimo. Ma è Poi pure un movimento abbastanza inquietante. vorrei prenderlo. Come si dice? Tirarlo su. Solleva. Ma che forza abbiamo? Guarda, non basta lo schermo. Sotto. Esatto. No. Aspetta. Non ci riesco. Non ci riesco. L'hanno tolto? Bisogna finire questa attività Mi fissa, sa di sì. Monin. No. Aspetta, proviamo con qualcun altro. No, loro sono utili. Oddio, sto morendo di fame, aiuto. Aspetta. Ok. Stavamo giusto crepando. Prendiamo uno inutile. Chi è inutile? Lui mina il pollo, so.
Secondo me si buggava solo perché era grande. Vediamo, eh. Dai, mi rovinate una feature se non posso tirare le mie palle. Oddio. Sa di no. Aspetta. Sì, si può, si può. Shikipi! È stato bannato dal posto. Bellissimo. Ok, tocca cercare l'oggetto che dicevamo. Aspetta, fammi controllare come si chiama. Si chiama pentola da cucina. Cooking Pot è una struttura in Parlor che può essere usata per cu cucinare i piatti. È tier 17 e costa 2 punti da sbloccare. Credo sia quella. Pentola da cucina. Tier 17 ha detto? Aspetta. Ma tier 17 è avantissimo. Pentola da cucina, eccola. È quella, no? Allora ancora c'è un botto. Eh sì. E niente, tocca trovare il grano e tocca. E tocca fare questi due livelli, così si sblocca la possibilità di fare la cooking pot. Kikiriki. Ok, pronti. Perché mi sto arrampicando nella mia stessa casa? Facci sempre sta cosa ogni volta che dormivi, mi Eh ricordo. sì, si buggava subito. Ok, teletrasporto, ragazzi. Aspetta. Io farei un'altra scatoletta, però. Per mettere la roba. Questo. Qua, la mettiamo fuori. Lavora! Ok, ma due cose basta, tiene? Ma che merda è? Ma una merda. Vabbè, faremo altro. Facciamo. Cos'è che tieni di più? Cassa? È fragile. Cassa di legno, va bene. Non avevamo proprio più roba dove depositare il tutto, quindi. Ok. Depositiamo e si riparte, ragazzi. Guarda con che rapidità. Oh, c'era del pane, aspetta. Ok. Ma pesa tanto questo? Cos'è che pesa poi di queste cose? Ah, rampino? Come si fa a usare? Vai a sparare mirando. Ma aspetta. Dove va equipaggiato? Accessorio? No. È un'arma, no? Ah, proprio come arma. Ok. Piccone ne abbiamo tre. Quanto pesa un piccone? 10. No, un piccone va depositato, ragazzi. Non c'è spazio da nessuna parte.
Ovvero quello che abbiamo equipaggiato. Oh, ci ho ripreso la mano un pochettino, eh. Prima all'inizio è stato un attimo tragico. Dopo tutto questo tempo, capirai. Ok, possiamo andare, ragazzi. Teletrasport. Team, ce l'abbiamo a posto? Sì. Ok. Qua si torna. Proviamo la pistola. Aspetta. Sei Si deve lontano? ricaricare. Eh sì, prima era lontana e adesso l'ho usata male. Vado. No, ancora 3 secondi. Ma figo! Bellissimo. E questa è la strada? Sì, la strada era questa. Come mai l'ha trovata la sgarrata? No, perché era un'altra strada di qua. Ma l'avevo presa questa strada. O no? Saliamo. Aspetta, che non vedo la chat, che ho cercato una cosa. Ok. Saliamo. Sì, è questa la via. Ah, ma possiamo raccogliere le cose a cavallo? Ma bellissimo, non avevo capito. Ma Meglio top. di Arceus in questo. Ah, sì. Ragazzi, domani sera live di Epoca Common Arceus, eh? Tranquilli. Che sbaglio. Sidonia si era fissato un botto con Arceus, mi sa. Oh, il mercante che avevamo aggredito. Chest. C'è una chest leggendaria davanti ai loro occhi, ma la ignorano. Grazie. E lui si è scordato dell'olio. Impossibile mentre si cavalca. Ah, ecco. Vediamo se ha cambiato item. Ah, stanno proprio da guardia questi poliziotti. Sì. Non fate gli amici delle guardie. Oh, ma sono skill. Autodistruzione. Pioggia acida e precisione laser. Sì, frutti di One Piece. Assolutamente non ispirato a One Piece, anche questo. Cioè, tipo, penso questo gioco sia uno dei esempi del prendere il meglio di tutto sbattendotene del fatto che è palese o meno. Almeno visto che gli altri giochi cercano di essere un pochino un po' più stealth, no? Nel copiare le idee. Questo è veramente proprio super palese. Ok, c'è un ponte che potrebbe avere un significato importante. Cioè, bel concept, ma boh. In che senso, Diceva Zeus. boh? Ah. L'idea è bella, però, ripeto, Arceus, fosse stato sviluppato tipo con la qualità del The Ring, poteva diventare una bomba. E poi tu non hai fatto le boss fight di Arceus. Purtroppo l'ho viste. Madonna, sono uscite Sì. lunghissime, finisco in più. Oh, c'è un campo nemico. Attacchiamo i banditi. Vedi che c'era qualcosa alla fine Capisco. È stato del tempo. l'Arceus che Pokémon sembra diventato una roba, un indie. Dai. Sì. Sì, perché devono sviluppare in un anno e quindi. In un anno e mezzo il gioco deve essere pronto, capito? Maiala, che cornata che ha dato a sto signore. Oh, c'è un Pokémon nuovo. Darehole. Bellissimo.
Questo sembra un po' con vero. Zaccio. Catturato? No. Cruza magenta, sì. No, gli ho tirato la ball quella verde. Per imbecille. Vabbè. Vabbè. Ah, me l'ho preso. Sì. Sono straforti. Libera anche quello dalla gabbia. Sono... aspetta. Prima finiamo una battle. Perché dai roll non attacca? Malissimo, sono morti. Dai, si è buggato forse. Liberato. Maukrist. La torre è riuscita. Sì, ce ne sono due tanto di questi. Uno nero e uno verde. Sì. Mau normale e Maukristal. Si è buggato il nostro Pokémon. No, mi immaginavo che c'era qualcosa di interessante alla fine del ponte, quindi ci ho preso. Andiamo avanti. Ok, ragazzi, siamo nella seconda parte del bioma giallo. Non dico deserto perché in realtà è tipo autunno. Ma dalla mappa sembra un bioma desertico. No, altri lupi. Sono molto agili. Ok. Comunque, secondo me, prima o poi beccheremo qualche fanboy incazzato di Sabaku e company. Prima o poi è solo questione di tempo, succederà. E loro, tipo, penseranno cose tipo che noi... Già te è successo con Saidonia, ti ricordi? No? Si è detto Saidonia wannabe... Ah, sì, quello, sì. Sì, ma... detto, penso anche di sapere chi era, e vabbè. No, cioè, non conta quello. Però qualcuno totalmente sconosciuto che arrivi e faccia questo non è successo mai. Vabbè, perché magari ne parliamo su 4 ore di live, 4-5 frasi. Falle chiappare. Cioè, è difficile che si inizia la live... Oh, uno nuovo, aspetta! No, non morire. Però non sia morto. È morto. E questo è quello che esplode. Cazzo. Possiamo andare la chiami emotivamente fetifrago. Vedrai che forse qualcuno arriva. Lol. È anche lì difficile comunque perché siamo sconosciuti. Però stavo dicendo, non è che noi apriamo la live e iniziamo subito. Salve ragazzi, comunque... Sabaku ha fatto questo, ha detto questo, Quindi, no, magari hanno staccato, se guardano il VOD hanno staccato prima, se arrivano live comunque dopo è comunque difficile che ci chiappino al momento. Però sarebbe figo, tipo quello lì che ha scritto il commento che ti ho incollato, secondo me, se sentisse quello che abbiamo detto oggi avrebbe due paroline da dirci per difendere il suo eroe. The White Knight. Ah, uccisa la zanzara. Non aveva nemmeno fatto in tempo a prendere sangue, era vuota. Mi dispiace. Oh, c'è un... qualcosa. Banditi contro lupi. Hanno sterminato entrambi, quindi... Bracconieri livello 3.
Questi sono dei nabbi della vita, eh. Mi piace un botto come muoiono. Cosa? Quelli che saltano. Saltano come pazzi. È bellissimo. Diario di Zoe Rain 1. Guarda, altri banditi. Ah, c'è, ma c'è un Pokémon. Bellissimo. E se uccide l'allenatore? Oddio, c'è un Pokémon stupendo. Sì, dici che glielo puoi rubare. Vabbè, ha respinto la sfera. No, si può catturare. Prima animiamo gli allenatori. Oddio. Okay. Si colpito un nome simile a Incinerone, non lo ricordo. Lol, ora ci guardiamo, eh. La situazione abbastanza pazza. Non si capisce che sta succedendo. 80 lupi saltanti. Incineram. Sì. Incinerone praticamente. Sì. Ora lo cattura, eh. Ma con Casina Fiero. L'ho preso? Attenzione, penso di sì, eh? Preso! Oh, godo! Sì. E l'altro? No, ce n'era un altro nuovo, dove è finito? È morto? Mi sa che è morto. Bestia della bestia, dov'è? Almeno il cadavere, fatemi vedere. Bestia. No, non c'ho parole. Sembrava tipo il Pokémon Gecko. Quello rosa? No, verde. Ah, quello rosa è quello che ti vuole bomba. No. Ci hanno fatto delle fanart con Gura. Ricordo. No. Ok, è stato figo. Perché abbiamo incontrato i primi bracconieri proprio veri allenatori. Sì. Però sono incazzato perché uno l'ho perso. Cioè, ho preso più figo dei due, eh. Però... vabbè, lo ritroveremo, eh. Ovviamente, visto che, no, sono lievemente meno i Pokémon qua. Cioè, soprattutto se lo paragoni, no? Anche, che ne so, a Rubino, Zaffiro. Noi siamo qua per catturarli tutti. Sono 110 per adesso, sono pochi. Ma chissà quanti ne aggiungono. Io ti ho detto, mi aspetto che arrivino almeno a 150. Per autismo, insomma, vado a pensare al numero del primo Pokémon. Sì, tipo con nuovo Shin Megami, magari quanti persone saranno arrivati. Vengeance? Sì, perché già erano tanti prima. Tipo? Quantifica? Era un botto, c'erano... sono stati 150? Che già non è poco. Come persona, praticamente, ti ricordi quanti erano più o meno? In realtà, quadrati. Ora come ora, no. Però, tanti. Un bel po'. Sì. Se guarda se c'è una lista. Sì. A questo punto sono curioso. Proiettili mediocri. Oh, 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 chest. Eccolo, quello che ci mancava. Lezzopunk. Lezzopunk. Sì, l'ho letto e l'ho pensato anch'io. Ormai siamo influenzati troppo. È un Gecko con un Udi. Sì, esatto. Catturato. Evviva. Allora, la notte in realtà è pallosa, ma serve per vedere meglio alcune cose nella mappa, nel mondo di gioco. Comunque, tipo, andare sopra sta scogliera potrebbe essere interessante. Diciamo che si vede che è un indico la costruzione del mondo. Cioè, potrebbe essere un po' più bella. Non è brutta. Cioè, comunque, giri. È carino. Però,
su Elden Ring vedi molto bene come si costruisce un open world bello, variegato. C'è un cazzo da fa. Oh, attenzione, Joltog! Quello che ci manca. No! È morto. Sì, quello che funziona come Zelda. Lo tiri e fa tipo un raggio di elettricità. No, aspetta. Bello che sembrano, muoiono, sembrano dei pupazzi. Sì. Catturato, dai. Preso. Organo elettrico. Poretto, l'abbiamo sventrato per prendere questo organo. Grevissimo. Non pensavo di divertirmi così con sto gioco. C'è qualcosa qua? Uovo? È un uovo! Pazzesco! È un uovo di Lugia! Uovo robusto. C'è qualcosa qua sotto, eh? Andiamo a vedere? No, bellissimo, hanno messo Jack Frost vestito come protagonista. No, bellissimo. Il buon vecchio Jack Sì, ho Frost. perso il conto, ma sono un botto, sì. Ma lo sai che c'era un gioco online di Persona? Cioè di Persona, di Shin Megami Tensei? E ci ho giocato io. Era un MMORPG di cosa? Di Shin Megami Tensei. Era bellissimo. Ci giocavo con una ragazza. Adesso lo cerco. Cerca un attimo perché era veramente figo. Io, guarda, ti dico. Ci ho giocato un po'. Non era il capolavoro della vita, però mi ci sono divertito. Shin Megami Tensei Imagine. Sì. Bellissimo. Ovviamente saranno offline i server al giorno d'oggi, 100%. Sì, immagino. Bellissimo. Quando Cazzo. sarà uscito? Penso 7-8 anni fa, più. Puoi tenere per mano Alice. LOL. Sì, 12 anni fa. Maiala. Ma pensa a te. Assurdo. Scudo mega sbloccato. Top. Sera di Arsax. Quindi volendo possiamo togliere il... cioè tenere solo Arsax se vogliamo. E poi armatura di Te pelliccia ti per il puoi calore. Sì? tenere tipo i demoni fuori come dei Pokémon. Sì, bellissimo. Lanciarazzi di Pengullet. Ma. C'ha un lanciarazzi. Arma che permette di sparare Pengullet. Attivando l'abilità compagno, puoi sparare Pengullet contro il nemico. Pengullet resta in fin di Ah, vita. spari lui. Poretto, sì. Lol. Lo uccidi? Questo è il gioco con la crudeltà giusta per me. Ah, e tra poco Aliante Mega al 18. Sto guardando una boss fight. Ah, è proprio... non è a turni. No, no, bellissimo. Boh, mi viene da usare altre parole, ma perché c'ho un bel ricordo. Mi piacevano i menu, boh, tutto era carino un sacco. C'era era abbastanza hardcore, ma anche abbastanza intuitivo allo stesso tempo. Mi ricordo che non guardavo quasi niente online. C'è un altro campo bracconieri.
È momento d'assalto, ragazzi. Tiriamo Arsox in mezzo a loro e che si salvi chi può. Pure ti stanno al 5 questi, non sanno manco dove stanno di casa. Guarda che massacro, eh. Guarda, io non faccio niente, guarda e basta. Maiala. Bracconaggio al contrario, semmai. Però quello pistolero è più forte. Oh, mi ha dato una randellata sul collo. Da dietro. Maledetto. Liberiamo il pal. Preso. Con animo feroce. Flambel con animo feroce, non male. Lupi, ci attaccano i lupi. Bello, dove siamo in tutto ciò? Ok. Oh. Si è buggato Arsox, aspetta. Oh. Ah, è punti di statistica non utilizzata. Stamina. Top. Se ci pensi, poter alzare stamina quando ti pare è veramente potente come cosa. Su Zelda, prima di alzarla, devi penare come uno stronzo. Vabbè, si arriva solo su una barra in più alla fine. Forse un po' più. Non mi ricordo quanto saliva, ma 2,5, 3. No, ti si va su una barra in più per fare le cose giuste. Ok, vabbè, però faticavi un po'. Qui ogni level up potresti mettere stamina. Da subito. Cosa che dovresti fare in realtà, però anche il peso fa comodo all'inizio, mi sa. Perché sono sceso? Ah, perché ho pigliato X. Maiala, sono depresso che si è preso. Si è preso un'incornata della Madonna. Maiala. Ci ha avvelenati? Ma chi? Ah, lui. Oh, merda. Sta lentamente morendo di veleno. Se lo cambio? Cosa c'è qua? Abbiamo quasi finito, di esplorare qua. Oh, guarda qua. Tutti i minerali. Mi sa c'è una chest. Viola. Oh, c'è una strana isola, eh. Terra Mega, una che avevamo sprecato, l'abbiamo ritrovata. E qua sotto c'è qualcosa. Grotta? Dungeon. Lo famo, dai. Boss di livello 13. Noi siamo al livello... Non so manco il nostro livello. 16. 15. È appena fatto il 16. Aspetta, eh.
Oddio, chi è che smitraglia? Trafficante col Gatling. Questo va catturato. È 40? Cosa? C'è un trafficante al 40. Ti distruggi questo, attento. Mi ha distrutto tutto lo shield con un colpo. Immagino il danno non può scalare a... come si dice? Alla vita prima dello shield. Quindi ci ha salvato sta cosa. Via, 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 via. Oh, cazzo. A 40 così a caso. Sì, non so se si suppone che fosse là. Non ritrovo l'entrata del dungeon, però aspetta, Mi sa che toccava riscendere. Uccidiamo sto Tombat. Ci ha distrutto Arsox. Tu casse. Oddio, trafficanti ci stanno seguendo. Cap. Merda. Un trafficante con un Gatling potentissimo. Da nulla. Perché devi capire che delle volte nella vita incontri uno con l'arma più grossa e... cazzi tuoi. Poi dicono che le dimensioni non contano. Esatto. O che non ha ragione chi ha l'arma più grossa. Nel senso che la spada, la pistola, la penna ferisce più dell'arma. Della lama. Lo vedete tutti, insomma, avete capito. C'è la canzone di Caparezza, bellissima, riguardo che la violenza. C'è sempre ragione. È Filippo Argenti, la storia di Filippo Argenti. Che è tipo il bullo storico più famoso nel mondo, che Dante lo scitta perché dice ma schiaffeggiato, è un pezzo di merda, ma adesso nella mia Divina Commedia mi vendico perché sta nei tizi nel fango, è umiliato. Però in realtà lui dice che... il mondo dei violenti, tipo anche gli alberi sbracciano per un po' di sole, tutte queste cose così. È bellissimo. Filippo Argenti. Ah, qui sono bracconieri di Wish, livello 7. E qui potremo andare al prossimo bioma, più che mai per cercare una torre. Perché dobbiamo curare Arsox. I panni squadra hanno appetito. E allora? E a me che interessa. Ok, beh, penso che a breve dovrebbe esserci una torre. C'è un uovo in mezzo! È immenso! È gigantesco! E anche una chest. Dove? Qua, aspetta. È gigantesco, guarda. Oh cazzo, di ghiaccio! Uovo gelido gigante! È uno shiny! Sfera mega, sfera giga! Oh cazzo! Oddio, ci sono i Pokémon a 35 qua! Aiuto! Sì, ti guendano via. Sì. 35. Però c'è una ball verde per terra che la prendo volentieri. Dobbiamo assolutamente fare lo shield mega. Ah, ma 35 è il dinosauro, ci credo. È un Mammoress che lotta contro un Mammoress, guarda. Bellissima. Una lotta per il territorio? Abbiamo una chance, visto che... No, 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 scherzavo, scherzavo. Via, 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 via. C'è uno shiny, sa? Wulipop, che è? Evoluzione del pollo? Va catturato, eh? Protezione danneggiata, merda. Dov'è? Dov'è?
L'ho perso. Morto. Non lo vedo più. Sento dei passi, però. Sta andando in acqua, ci credo. Niente, devo attaccarlo con l'altro. Aia! Rischio di morire, eh? Cazzo è? A me sembra l'evoluzione del pollo o di un altro. Oh! Oddio! No, mi ammazza, eh? Vediamo? No. Morto. Hai perso tutti i tuoi oggetti e equipaggiamenti. È vero. E ora? È un botto di strada. In teoria c'hai 24 ore per prenderle. Siamo nudi. Ma questo è il punto dove ho iniziato la mia partita online. LOL. Vabbè, prendiamo il coso. Il dir e andiamo a cavallo rapidamente. Ho scelto un posto che in realtà non avevo mai visitato. Così esploriamo un po' di mappa. E adesso la runniamo. Andiamo tutto dritto. Si può mettere il punticino? In realtà non hanno messo la funzione per mettere il pallino sulla mappa. Vai a dire a quello col coltello che è sicuro contro uno con la pistola. Già, esatto. Chi dei due avrà ragione, secondo te? Sì. Direzione ci siamo. Oddio, questi sono nuovi. Rush Roar. Vabbè, il 4 lo catturerò, dai. Mi sa di no? Sì. Vabbè, per strada abbiamo anche catturato uno nuovo. Meglio così. Ok, di qua. L'ho attaccato a caso. C'è un uovo? No, c'è un uovo. Eravamo senza uova, ora improvvisamente ne abbiamo 50.000. C'è anche una chest. Viola. Io non ho mai visto così tante zanzare. Medicine, sfera palle e soldi. Ah, bello. C'è un boss. Univolt. È al 31, ciao. Oh, stiamo raccogliendo bacche, eh? Almeno così ce la facciamo con il sostentamento fino al cadavere.
Ok. Sì, tocca andare arrivare da là. Si scende qua. Immagino. I pani squadra hanno appetito. Ma quali? Ok, siamo sull'isola dove siamo morti. Morti in modo veramente inspiegabile, praticamente. Cioè, nel senso, randomissimo. Qua c'è il boss, se ho capito bene. Vabbè, intanto è un dungeon. Oh, eccola la statua. Prendiamo la statua prima, va? Ci voleva tanto? Ce ne sono 5.000 qua di Wullypop. E c'è un nuovo volante. Oddio, cos'è? Van Wyrm. Bellissimo. Aspetta, eh. Ah, quando sblocchi una torre ti prendi punti di tecnologia. Tecnologia o cose antiche? No, tecnologia normale. Vabbè. Insomma. C'è una torre qui che posso sbloccare a piedi. Aspetta. Sì, ma se blocca e torna indietro. Sì. Stata di Leafmank. Questa era la regione che avevo scelto proprio solo online e quindi un po' in realtà la conosco. Sono tipo i fiordi. Zona fiordi. Ci vorrebbe un oggettino per restare i Pokémon quando sei in giro. Cioè, per forza. Per forza! Defibrillatore. Tipo, esatto. Per forza, va letto. Frutto della tecnica elettrica sfera tonante? Così per terra? Questo è raro. Non è sicuramente comune. Wow! Torre 70 metri. 60. 50.25. Vabbè, eccola. Yes! Mi sto per praticamente teletrasportare al mio corpo. Top. E proviamo a ricatturare quei due che ci mancavano, Wullypop e quello volante. Enti per la tutela dei PAL fedeli. Eh? Ma che? C'è una nuova fazione, mi sa, eh? Sì, sono tipo i religiosi dei PAL. Ma bellissimi, guarda. Sono vestiti da preti. I divinatori del Val. Guarda, fighi. Noi veniamo tutti indiscriminatamente, ovviamente. Oh, cazzo. Vai, stermina tutti, Lambal. Raggio della morte. Arriva una ragazzina con delle orecchie da coniglio e murdera tutta la gente con le sue orecchiette. No, guarda bello. È bellissimo. Ma quanto moonwalka. Aiuto. No. Questa. Ma. Perché va indietro? Da morto. Vabbè.
Ne voglio uno però. Io non voglio quello morto. Voglio uno di questi qui che sembra l'evoluzione della pecora. Che sarà l'evoluzione della pecora. Fa vedere, Palpedia. Ulipop. No, in realtà no. È un cane. È un barboncino, tipo. Pensavo era più bello. Ho visto male. Ho visto in televisione, totalmente a caso perché non guardo televisione, da mio amico, che c'è addirittura la riunione dei barboncini. Cioè, tutti i Bene. padroni dei barboncini si riuniscono con i loro barboncini. Bello, eh? Non senti che ti manca qualcosa nella tua vita? Sempre quel programma osceno di gente che compra case e basta. Ah, sì. Veramente brutto. Cioè, è bello una volta, due, poi dopo succede sempre la stessa cosa. Sarebbe interessante vedere una casa. Sì, infatti. Mozzarina! Ho trovato mozzarina! Dov'è? Eccolo, mozzarella. Bello là, la mucca. Ho ucciso smitragliando. Poretta, il primo incontro l'ho cecchinata praticamente. Andiamo a vedere il cadavere. No, poretta, guarda. È arrivato il mio palle là. Praticamente. Fatta cadere. Sembra fatta tipo di... è tipo un palloncino gonfiabile. È leggerissima. C'è un'altra? Sì, ce n'è un'altra viva. Perché sta sopra un albero? Perché sta sopra un albero? Vabbè. Crazy, dai. Tra poco siamo in chiusura, però vorrei almeno catturare qualcuno di questi qua. Catturiamo mozzarina, dai, intanto. Il pal di Zhang. Visto che lo conoscevi già. Giustamente femmina. Dov'è? Scappa, eh? Ah, ma ti chiappo, eh? Quanto è contenta? Oddio, mi ha fatto un raggio che mi ha tolto tutto lo scudo. Vai. Presa. Produce fiumi di latte, anche se non lo mungi. Ci riescono anche i maschi. È uno dei grandi misteri della vita. No, Ma. a proposito di Dario Sbo. Non credo dei maschi sia latte. Essere cecchinata. Esatto. Poretta. Grande, cara. Ci manca. Guarda, adesso ne mordiamo un'altra, eh. Maiala. Guarda che danni fa. Il mitra adesso animaletto. Perché un animaletto dovrebbe avere mitra? Anche la scimmia c'era. Sì. Glielo dai te il fucile, eh? Dici, guarda, questo fucile. Questo spara. Punta a nemico e piglia pulsante. E dopo tutto risolto. Piglia pulsante. Porrina, ma è così beata. Sì, infatti, ma soprattutto così beata mentre gli sparo brutalmente. È troppo bello.
No, a parte scherzi, ragazzi, ho visto un volante. Un Pokémon volante veramente bellissimo, lo voglio. Non lo stacco finché non lo prendiamo. Ecco, tanto è qua, la sua zona è qua. Ah, la statua. Data di Leafmark a che serviva? Serviva qualcosa di importante, molto importante. Però non mi ricordo cosa. Neanche. Toccherà cercare su internet poi. Qualcosa tipo come la stamina su Zelda, c'è cioè una cosa importante, insomma, ecco. Oh, c'è una chest rossa. Che vuol dire? Rarissima? Ce Però non ti serve la chiave. l'abbiamo in teoria. Chiave di rame, sì. Denaro. E. Manuale di addestramento e chiave d'argento. Aspetta, dobbiamo buttare qualcosa. Manuale grande, che fa? Fa leggere a un Se pal usi un questo. sagano di punti. Sì, lo expa. Wow, questo è rarissimo. Prima volta che lo trovo in tutte queste ore. Follia. Ah, c'è il Wooly qua? Wullypop? Il Wooly. Il mio amico Wooly. Perché nuotano sempre in acqua? E Broncherry. No, ce n'è un altro nuovo ancora. Basta, quanti sono? Niente, dai, si fanno la prossima volta. Si chiama Surfent. Bellino. Non ce la faccio a farli tutti, raga. C'è un nuovo qua, non me lo perdo. E catturiamo un Broncherry e possiamo staccare, dai. Però il volante vorrei prendere, se no mi scordo. Preso uovo. Vabbè, intanto Broncherry, attacchiamo. No, Wulipop, eccolo. Mi ha tolto un botto. Guarda che ci si muore. Oddio, mi ha sparato mentre era stato catturato. Yeah. 82 HP, c'ho. Oddio, la cattura più... Morto, madonna. Niente, raga. Torniamo a prendere la roba e stacchiamo, dai. Ce ne sono da catturare tipo 4 ancora qua. Quindi... qua. Perché dove respawni quando muori è diverso dalle posizionamenti i posizionamenti delle torri, capito? E quindi è un po' più scomodo in realtà. Cioè puoi respawnare in meno posti praticamente, in breve. Però vabbè. Però è stata molto partita molto sfiziosa. Ce la facciamo salire da qua? Qualche dubbio, però ci provo. Ma sì. Ti ho detto, il vantaggio che è notte è che vedi le cose importanti in giro. Guarda, qui c'era una statua verde che non abbiamo preso. Sto prendendo a pugni un Lambal. Poveretto, ma il cadavere. Dice un uovo, ma stavolta veramente lo ignora. Abbiamo preso 16.000 uova.
manca. No! Sono caduto. Che posto infame? Ok. Freddo? Certo, siamo nudi. Stiamo prendendo la mia fredda. Bellissimo. Tanto dove ci spostiamo adesso in teoria non è freddo. O forse sì. Vabbè, il corpo è qua. Facciamo un fretta. Oddio, cos'è? C'è un Pokémon non l'ho mai visto. Sembra anche bello. Lupmon. Dov'è? No, aspetta, questo va preso, ragazzi, è oscurità. Lo so che finisce male, ma tocca provarci. Finisce malissimo. Niente, scappiamo, dai. A meno che non faccio questo. L'ho ucciso però. E c'è un altro strano, Cognito. Ma che cazzo è? Incognito? È un gioco di Paralysi Incognito, secondo me. Morto. È tipo il coso, il corvo di Pokémon, come si chiama? È fortissimo Leaf Manco comunque, c'ha delle mosse malate. Volevo provare almeno a prendere questo. Impossibile catturarli. Vabbè, proverò una ball verde. No, l'ho mancato. Ok, preso. Credo. Sì. Ok, le verdi stanno diventando quasi comuni. Le ball verdi. Ma più che mai perché i Pokémon qua, senza le verdi, non le chiappi, eh. Mi dice che c'è ancora qualcosa nel mio corpo. Aspetta un attimo. C'è un pezzo di carne, lo diamo a noi stessi. Ok. Forse un oggettino mancava, tipo. Ok, fatto tutto. Bene ragazzi, stiamo tornando alla base per staccare. È stata una partita molto fruttuosa. Surfent. Aspetta, questo non lo prendiamo? Guarda come finisce, Ok, tirato ball. Ah, le ball blu non fanno un cazzo. No, serve la verde. Per forza. Sì, quella verde è presa. 37 per 3. Preso. Top, tocca craftare le verdi, se no non si cattura più niente, raga. Bene, base. E facciamo tutto con calma la prossima volta. Guarda questo gigante, tocca toglierlo perché aspetta, scusa, eh. Non si può vedere. Sì.
Io ci metto Chillet, che è troppo bella. Vabbè, eccolo, guarda bellino. È immenso anche lui in realtà, però. Guarda come dorme, cute. Oddio, c'ho occhi aperti come se fosse morto, eh. Aiuto. Perché non li chiude? Boh. Maiala, guarda. Gigantesco. Poretto. Va bene. Ragazzi, grazie alla partita e di aver seguito. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. No, mitico te, Canon. Grandissimo. Ciao ciao. Notte. Notte, cane. Siate fedifraghi. Esatto.